Quante sfide si aspetta di vivere ancora da presidente del CONI? Si aspetta il nuovo mandato? No, guardi, io sono. Tutti si stupiscono di come io sono sull'argomento sereno, me ne parlano solo gli altri, io non ho mai parlato con nessuno, sono pronto a essere smentito. Dico che è un fatto di buon senso in un paese che ospita le Olimpiadi, che il presidente del Comitato Olimpico, diciamo, non debba essere nuovo rispetto a una manifestazione che sono anni, anni, anni che il Presidente del Comitato Olimpico segue, ci ha messo la faccia, mi sento di dire l'ho promossa e soprattutto mi sembra che l'abbiamo ottenuta la vittoria, è abbastanza un nonsenso. Poi questo paese insomma, non è che c'è troppo da stupirsi. Penso che anche le persone magari che sono, diciamo, anche sono uno che vado, mi sembra abbastanza d'accordo col mondo. Anche le persone che magari non fanno parte di questa, diciamo, categoria di soggetti, credo che faccia solo un discorso di buon senso, perché cambiare a pochi mesi dalle Olimpiadi non mi sembra una grande idea, penso anche per il CIO.